Questo video è in collaborazione con NordVPN. Benvenuti in questa nuova sfida. Oggi Corrad ha scritto per noi 5 trame di 5 film inventati da lui. Io e Riccardo dovremo disegnarne le locandine ufficiali. Però Corrad non c'è. Quindi ce le racconterà Kama. Spesso vedere semplicemente la locandina di un film ti fa capire se volete o meno vederlo. Deve darvi abbastanza informazioni da farvi capire il genere e la base del film. Oggi proverete ad inventare dei titoli e disegnare locandine per i film inventate da Corrad. Perfetto, okay. Siamo pronti. Abbiamo mezz'ora. Quanto ci vuole per fare le locandine dei film? Io immagino anche un mesetto, no? Cominciamo col primo film. Assolutamente sì, prima Manche. Siamo sul genere azione e la trama è questa. Un leggendario assassino italiano decide di andare finalmente in pensione e ritirarsi a vita privata, quando improvvisamente sua moglie viene uccisa da un misterioso criminale. Dopo 2 anni dell'accaduto, l'uomo è riuscito a diventare un agente segreto e spera di riuscire a utilizzare le sue doti da assassino per rintracciare il losco figuro e ottenere la sua vendetta. Qua è... Taken. Io vi troverò. Questo però è la versione italiana. Qua c'è Mario Biondi. Hanno rapito la moglie di Mario Biondi. 10 minuti quindi. Va bene, vai. 3, 2, 1. Mi ricorda qualcosa quello di Fra. Tempo? Ce n'è, 5 minuti. Ma visto che ce n'è metà, io metterei in pausa e farei il primo imprevisto. Attenzione, spoiler. A fine Manche, raccontate l'intero film e come va a finire. Semplicemente. Ok. Andato in pensione? A che età? Decide di andare finalmente in pensione. Ok, quindi non è che è andato in pensione, decide di ritirarsi. E 3, e 2, e 1, e stop! Vediamo. 3, 2, 1. Tu hai fatto Wario. Vabbè, Mario, ma italianizzato in versione realistica. Bella però anche la tua, eh? Mi sono immaginato Natale da spia. Me la sono immaginato pseudocomico in realtà, perché nonostante questa qua sia la descrizione del film, me lo immagino un po' come se lui fosse tipo Mr. Bean, dove lui è un assassino, ma tutte le persone che ha ucciso le ha uccise sempre per sbaglio. Però sembra molto giovane. Per questo dicevo, è andato in pensione o si è ritirato? Ho capito, ma cioè lui c'ha 20 anni. Cioè, ha la faccia della pensione. Prima di dare punteggio, ascolto le vostre trame. Natale da spia, un bellissimo film comico dove c'è il protagonista che non ha mai voluto uccidere nessuno, ma per sbaglio ne ha uccisi così tanti, sempre con incidenti stupidi, e si è fatto il nome di terribile assassino, tanto che lo hanno costretto ad andare in pensione. A un certo punto quindi si scopre che sua moglie viene a mancare, no? E quindi lui decide di avere la sua vendetta. Proprio nel mezzo del film, dopo aver fatto tutto il suo percorso da spia eccetera, a Natale va al Colosseo e vede un'altra bella donnona e quindi dice: ma chi se ne frega, cioè io, ma sì, ma insomma. Nei film di Natale con De Sica è sempre così, eh. Io mi sono attenuta al genere action. E nel mio film Mariottide era felice con sua moglie prima che la rapissero. Scusami, ma il boss sembra tipo Bowser. Posso? Ma certo, scusami. Mariottide era felice di passare la sua vita con la sua principessina, finché un giorno un boss dell'Andragonta ha rapito sua moglie e allora ha cercato di arrivare, insomma, fino alla reggia di questo boss per poi salvarla. Ma quando lui è arrivato, gli hanno detto solo: tua moglie in un altro mondo, un'altra reggia. E da qui il 2. Originale come trama, apprezzo. Diamo il punteggio. Partiamo da Francesca. Quello di Francesca, a parte la trama che, vabbè, naturalmente era uno script assolutamente originale, mi ha dato la sensazione di essere più attinente alla trama che ha scritto Conrad. Intanto l'assassino che vediamo lì è anziano, è uomo non necessariamente da età da pensione, ma comunque uomo di esperienza. Mi piace che ci sia la ragazza dietro in ombra. Quello di Rick mi piace molto il disegno, che in questo caso lo penalizza un po' il fatto, come ha detto giustamente Fra, che sembra molto giovane, quindi né da età da pensione né età da ritirarsi. Conrad ha scritto generazione, quindi diciamo che ha sforato un pochino, però il disegno è bello, quindi i punti che hai preso è perché comunque la realizzazione è ben fatta. Seconda manche, siete pronti? Dai! Il prossimo film è genere fantasy. Terry Topper è un giovane orco mago con una cicatrice sul naso. Assieme ai suoi amici, un muscoloso uomo pesce, un'attraente donna gatto e un simpatico troll delle nevi, parte per una missione difficile che potrebbe distruggere l'intero pianeta. Dovrà ritrovare il pendente magico a forma di stella e sconfiggere il malefico Voldron. Tra
troppi elementi in troppo poco tempo. 10 minuti, ma che cosa si fa qua? Fate ovviamente quello che potete, valuterò insomma quanto viene fatto. 3, 2, 1. Uno, stop. Io vorrei cancellare quello che ho fatto dalla storia della mia vita. Erano troppe robe. 3, 2, 1. Io ho fatto molta fatica, anche perché mi sono bloccata sull'uomo pesce, cioè... Però a livello di composizione il tuo sembra più finito perché gli metti lo sfondo scuro. Era l'unica cosa che potevo fare, cioè ho perso anche 30 secondi per fare questa cosa perché non sapevo cos'altro fare, cioè. Però il tuo è più bello, molto più carino. Mi piace l'orco, come è stilizzato. E dov'è il troll? Ma chi c'aveva tempo di metterci il troll? Che poi il mio troll dei ghiacci è questo. Vabbè, però ci sta, dai, è carino. Mi piace molto come hai interpretato tutti i personaggi e il tuo protagonista è simpatico. Simpatico in effetti. Più che altro io punto tutto sul titolo, che è Age of Voldron. L'unica cosa che mi piace è la faccia del gatto, che poi non sembra un gatto, quindi. Allora, si passa al punteggio. Io punto tutto su queste, in realtà. Ehi, aspetta. Beh, ha detto una sensuale. Ma Kama, scusa, guarda che questa è una montagna. Niente di più, niente di meno di quello che avete già detto voi. Quello di Rick mi piace di più, mi piace il titolo, i personaggi sono caratterizzati meglio secondo me e soprattutto sono tutti, se non sbaglio. Quello di Fra invece, come ha detto Rick, prende i suoi punti dal fatto che sembra un pelo più completo. Francesca c'ha sempre questa cosa che anche se mette pochi elementi ti dà l'impressione che comunque sia tutto un po' più completo. Il personaggio di Fra, uno sembra Magikarp, l'altro sembra un chihuahua, giustamente, però in un universo alternativo il mio film è il protagonista orco insieme a Magikarp e un chihuahua. Beh, bravissimi entrambi. Passiamo alla terza manche. Ogni giorno milioni di poveri esseri umani cercano di guardare bellissimi film in streaming senza successo perché il titolo non è disponibile nel loro paese. Oh no, come posso risolvere questa sconveniente circostanza? Con NordVPN puoi nascondere il tuo indirizzo IP, collegarti a uno dei tantissimi server nel mondo e accedere a cataloghi di film e serie TV non disponibili in Italia. Inoltre questo ti permette di navigare anonimamente in sicurezza su fino a 6 dispositivi. Ma chi è che sta parlando? In realtà nessuno sta parlando. Io sono solo un voiceover registrato da te in un secondo momento e poi messo sopra il video. Ah, meno male, no? Perché sai, con questa storia che gli hacker cecoslovacchi ti rubano i dati, con le wifi pubbliche, c'ho sempre l'ansia. Beh, sai una cosa? In realtà fai benissimo a preoccuparti, ma grazie alla promozione Black Friday e utilizzando il codice sconto FRAFNORD avrai diritto a uno sconto speciale più 4 mesi gratis sul piano biennale. Il tutto con 30 giorni di soddisfatti rimborsati. E ricordiamoci, potrai vedere anche i tuoi film in streaming. Quindi se vuoi avere maggiori informazioni, link qua sotto in descrizione. Va bene, grazie del consiglio allora. Crasho, io creo il disegno con parole. Ti prima muoio per non video. No, io mi sento che la prossima andrò bene, perché questa ho fatto così schifo che adesso per controbilanciare devo essere brava, altrimenti boh. Quanti di voi hanno visto Blade Runner? Questo perché il prossimo film è di genere sci-fi o sci-fi. Il giovane e immaturo Lucas Kirk Walker è stato reclutato per viaggiare a bordo dell'RF Legacy avverando il sogno di una vita. Sarà dopo aver incontrato la principessa ribelle Amelia che capirà quanto vasto e pericoloso sia lo spazio e che il suo sogno diventerà a breve una lunga battaglia tra pianeti. Sì, è Star Wars. Ma lui è Lucas Kirk, sì. Walker. In effetti, trame inventate da Con mi sembra un po' esagerato, eh. Tu fammi solo controllare una cosa. Memore di una lezione che mi ha insegnato Riccardo. Cosa? Ah, Franciccina, luminanza è quello che stai cercando. Si chiama nebulosa. Ci siete? E allora 3, 2, 1. Guarda, praticamente ho già vinto. E direi di mettere un attimo in pausa. Secondo imprevisto.
tagline, che io all'inizio avevo letto tagline, ma fa lo stesso. Lo scopo di questo imprevisto è pensare a una tagline per il film, inserirla nella locandina e verrete valutati anche in base a quella. Cos'è una tagline? È la stessa cosa che ho chiesto a Conrad, è uno slogan. Slogan era troppo difficile. E gliel'ho chiesto anch'io! Tempo? 1 minuto e 45. Cosa? Ma è pochissimo. Allora, facciamo così, visto che siamo in anticipo sulla tabella di marcia, le ultime due manche possiamo farle di 15. Cosa sarà successo? No, vabbè, che cagata. 3, 2, 1, stop. Andiamo, facciamo? 3, 2, 1. È una scimmia? No, è un ibrido. Un'eredità dal futuro che deve essere presa. Ah, ma andava scritto? Ah, sì, è vero, inseritela nella locandina. Vabbè. Va bene, va bene, dai. Bella, però. Ci ho messo un po' a capire che c'era scritto stare. Ti dicevo, bello? Questo è tipo un oblò. Carina come idea. Ci sta, lui ha un aspetto principesco, come se fosse in una ciurma. E questa qua è la famosa astronave che è riuscito a navigare. Un film che punta ad arrivare sempre più in alto. E allora, io invece, siccome era Kirk Skywalker, no? Allora ho pensato che magari proprio come in Star Trek ci fossero anche delle entità non propriamente umane, no? Il protagonista è un po' strano. Infatti volevo fargli anche una spada, ma diversa, quindi questa qui è una spada tecnologica diversa. Il mio titolo è Space Legacy, visto che loro vanno sulla RF Legacy, e visto che c'è la scimmia e c'è il concetto di futuristico, perché è science, ma allo stesso tempo le scimmie sono antiche, e allora ho messo un'eredità dal futuro che deve essere preservata. Allora, allora, quello di Rick mi è piaciuto di più. Rick è riuscito a mettere tutti gli elementi che c'erano scritti. Il giovane Lucas Kirk Walker me lo immaginavo effettivamente come un ragazzo. C'è la principessa ribelle, ci sono i pianeti, è nello spazio, all'interno della sua astronave in questo blow. Ha fatto ridere anche gli Star Wars, ammetto. La composizione preferisco quello di Francesca. È stata più brava a mettere la scritta così un po' in prospettiva, che richiama i titoli di Star Wars. Ha scritto effettivamente anche la tagline, quindi ha rispettato l'imprevisto. Un po' meno convincente forse il fatto che ci sia un protagonista scimmia. Ti posso essere onesto, però effettivamente io non ho messo la tagline, eh. Allora, visto che l'imprevisto era una cosa importante, diamo un pochino di meno. Madonna, ma che, se abbiamo finito? Siamo alla quarta manche, e ricordiamo che le prossime due manche, le ultime due manche, saranno da 15 minuti. Possiamo procedere con la quarta manche. Cambiamo completamente genere, passiamo all'horror. La trama è la seguente: durante una gita sulla neve, un gruppo di adolescenti rimane bloccato in un albergo a causa di una tormenta, ma non sanno che nascosto nelle ombre si cela qualcosa che renderà la loro vacanza un costante tormento. Siete pronti in tua frase? Sì. E allora 3, 2, 1. Minuti e 30 restanti, a questo punto io direi di fare partire il terzo imprevisto. Il terzo imprevisto è il seguente. Plot twist, oh mio Dio. Era tutto uno scherzo. Il genere di questo film non è mai stato solo quello, era anche una commedia. Continuate il vostro disegno, ma ricordate che dovete fare una parodia del genere. Avete due minuti in più però. Ma dai, ma proprio sull'unico genere in cui io sono ferrato. Però adesso puoi esprimere la comicità che avevi espresso nella prima manche. Cazzo, sta continuando. Vabbè, no, basta. 3, 2, 1. Cosa? Ma perché? Qualcosa nell'ombra nascosto si cela ed è non se l'aspettava nessuno. Allora, il mio devi immaginartelo con un trailer che parte così. Con questi ragazzi che fanno. Ah, che bella vacanza tutti insieme. Carrellata su l'hotel, poi dentro. Aspetta, ma cos'è quel rumore?
E poi a un certo punto si vede che in realtà era questo husky. Sei un po' troppo fissata con i cani per me. Ti fa ridere soltanto perché ti ricordi tutti gli husky che hai visto sui reel di Instagram. Poi vedi che è soltanto un cane annoiato e fa un sacco ridere. E quindi il mio horror è questo. E all'inizio il mio doveva essere tipo quegli occhi nell'ombra. Poi però doveva essere, ormai avevo fatto tutti gli occhi. Dico, che cavolo devo fare? Allora mi sono immaginato che questi qua sono gli occhi. Che schifo però, mi sono immaginato il getto in faccia. E al posto di solito nelle locandine ci sono sempre le macchiette di sangue eccetera. Però in questo caso sono un po' più spente perché è da reinterpretare insomma. Non è proprio da reinterpretare, è il titolo abbastanza esplicativo. Che poi se ci pensi, il mio e il tuo, se li unisci, fai una combo. Perché il mio husky sta urlando davanti alle porte, potrebbero essere le porte di un bagno. Attacco di diarrea. Sì, attacco di diarrea, non ho detto di chi, magari è dell'husky. Allora, Francesca. Un po' meno, molto simili, quasi pareggio, ma leggermente meno. No, dai, Eric meritava di più. Ti spiego le mie motivazioni. Vai. La prima è che io e te ci mandiamo sempre video di cani. Questo. E questa è la prima. Quello di Rick, i punti che prende è perché effettivamente richiama sia l'horror che la commedia, perché il titolo obiettivamente fa ridere misto alla copertina. Ho dato qualcosina in più a te per la quantità di cose che ci sono nella locandina. Mi sembra un po' più locandina. Metti il titolo, metti la scritta sotto, hai questa prospettiva, cioè non lo so. Rick premia completamente il lato comico, il tuo forse è quello più compositivo fra. Però sì, l'attacco di diarrea ma anche di genio di Rick mi è piaciuto veramente tanto. Quindi ultima manche. Quinta e ultima manche. Quest'ultima manche è un mix di generi. Andiamo a scoprire perché. Un esploratore di tombe subacquee, una spia russa sexy, un serial killer con elmo da scherma, un bambino con poteri psichici, un soldato francese e un cyborg sopravvissuto all'apocalisse. Sei storie ambientate in epoche e luoghi differenti nascondono un filo che le lega l'une alle altre e che dimostrano che le azioni di una singola persona hanno effetti sul passato, presente e futuro del mondo. È Claude Atlas. D'accordo. Allora vi faccio partire subito il quarto imprevisto. Furrification. I personaggi del film sono tutti animali. Oh cielo. 3, 2, 1, via. Stop. Che fatica. Che fatica. Ma se qui non ci fossero stati 15 minuti sarebbe stato impossibile. Allora, 3, 2, 1. Il tuo è manuale dell'animazione. Esatto. Bender. Che sarebbe il... Allora, quindi l'androide è questo. Sì. Soldato francese. E il tuo soldato francese è questo. Poi il bambino con poteri psichici. Sì. Il killer con l'elmo da scherma. Eccolo qua. Poi abbiamo l'agente segreto. Com'era, scusa, Kama? Spia russa sexy. Ah, spia russa sexy. E okay. Il tuo qual è? Cosa c'è di sexy esattamente? Le tettine. Non avevo tempo di farne un altro. Non sapevo neanche dove metterlo, non mi c'entrava. E poi l'esploratore subacqueo? È lui perché è subacqueo. E io ho fatto questo bagnato. Io mi domando, io non ho mai parlato, eppure tu sei riuscito a fare tutto quello che c'era da fare. Vabbè, ma guarda, con delle linee estremamente semplificate. Anche comunque. Se è estremamente semplificato, è bello. Invece io sono stato concentrato tutto quanto il tempo. Alla fine anche il titolo l'ho messo lì alla buona. Quindi tu l'hai fatti pure a figura intera. I punteggi sono i seguenti. Perché effettivamente sì, quanto hai detto è vero. Lei ha fatto tutto quanto a figura intera. Ha avuto anche l'idea ai limiti del tempo di fare la spia russa con le tette, quindi... No, ma è tutto quanto ben contestualizzato. Cioè anche il serpente che c'ha soltanto l'elmo, il coso che è un orsacchiotto e la spia che c'ha la cosa. Cioè è più il titolo che è contestualizzato con la cosa. I punti che ho dato a te però è perché se io guardo il tuo è bello e sono caratterizzati anche i tuoi, eh. È vero che ti sei scordato che era una spia sexy russa e hai fatto solo una spia se non sbaglio, però sono caratterizzati, è una buona composizione, a me piace. Poi ho visto delle locandine dove ci sono tutti i personaggi così a quadrati, ti stai un po' svalutando secondo me. Siete pronti a vedere effettivamente il risultato finale di chi ha vinto questa sfida? Illuminaci. Dai blocchi secondo me Rick. Il punteggio sarà sopra alle coppe. Oh, sì.
Ah, io non sono minimamente d'accordo. Cioè, ma proprio minimamente. Zero. No, io sento la necessità di avere una giuria più variegata. Io direi che possiamo mettere su LinkedIn un annuncio: tre giudici. Cerchiamo tre giudici, laureati ovviamente in giurisprudenza. Se avete i requisiti, insomma, io vi consiglio di mandare il curriculum. Speriamo che abbiate già almeno 5 anni di esperienza nel mondo dei giudici. Ancora una volta non sono riuscita a conquistare il mio posto. Comunque direi che questo video finisce ricordandovi l'offerta Black Friday di NordVPN, ovvero uno sconto speciale più 4 mesi gratis sul piano biennale. Se siete interessati cliccate sul link in descrizione oppure usate il codice sconto FRAFNORD. E ora il video si chiude con un'idea del montatore. Vai! Ehi Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Ma che cosa è stato? Ok, lo senti anche tu, vero?